Allora, facciamo sta benedetta dimostrazione della legge di Faraday Newman Lenz. Ovviamente per facilitarci il compito, invece che prendere una superficie rotonda qualsiasi o che cosa, facciamo le cose ad angoli retti per facilitare il lavoro. Nel senso che immaginiamo una situazione di questo genere, immaginiamo un conduttore che è costituito da una barra metallica cilindrica che può rotolare perpendicolarmente al suo asse sopra un'altra barra metallica che però è girata a mo' di, come dire, ferro di cavallo, si può dire? No, non è ferro di cavallo, insomma, si capisce dal disegno, girata in modo da formare una specie di rettangolo aperto. Questa sbarretta immaginiamo che rotoli in giù, non giù, verso di noi. Questo qui immaginiamolo che è in piano, non c'è nessun motivo per cui dobbia scivolare, eccetera. Beh, potrebbe scivolare se noi la solleviamo un po'. Comunque, noi immaginiamo sì che questa barretta qua si muova con una velocità V in questo senso. Tac, tac, zac, zac, questa è la sua velocità V. Ovviamente siamo tutti dentro un magnifico campo magnetico che segniamo con la B, ovviamente. Questo magnifico campo magnetico B che all'interno di questo rettangolo formato dalla nostra barretta che rotola e questa barretta piegata ad U, questo rettangolo chiuso, dove essendo, immaginando che sono conduttori, che sono le barrette metalliche, questo rettangolo può essere pensato come la nostra famosa superficie dove poi la variazione del campo magnetico produce una forza elettromotrice, quindi una tensione. Facendo i conti, dunque qui cosa succede? Che nel tempo, nel muoversi questa barretta, si sposta, per esempio, da qui dove è adesso, dopo una frazione di secondo, dopo un delta t, si sarà spostata un po' più in là. Facciamo un esempio, immaginiamo che sia andata a finire qui. Quant'è sto spostamento? Chiamiamolo delta s, un delta di spazio, spazio uguale a velocità per tempo, quindi è uguale, questo delta s, alla velocità con cui si sta muovendo la sbarretta che rotola per il delta t di tempo che ci ha messo per fare quello spostamento elementare. Adesso dobbiamo trovare il flusso del campo magnetico, non solo, ma la variazione di flusso, perché a noi interessa vedere sta formula, che venga la formula, variazione di flusso. Per vedere la variazione di flusso, beh, intanto dobbiamo vedere quant'è questo benedetto flusso in questo caso, no? Il flusso è definito come nel caso semplice, qui è tutto perpendicolare, non c'è il cos alfa, è definito come prodotto del campo magnetico per la superficie. Ora, il campo magnetico è quello che è, la superficie, ma ecco, scusate, no, facciamo invece subito il passaggio, se il flusso è campo magnetico per superficie. Il delta di Φ di B, è il campo magnetico che non cambia, e invece che la superficie mettiamo il delta di superficie che si è aggiunto, in questo caso, che si è aggiunto nel movimento di questa barretta, per via del movimento di questa barretta. E la superficie, qui abbiamo dimenticato di mettere un dato, immaginiamo che sia L, la distanza fra le due barre della U. L è questa distanza,
La superficie è questo L moltiplicato questo spazietto delta S che abbiamo visto che è questa roba qua, no? Quindi qua ci possiamo mettere L per delta S oppure B per L per V per delta T. Quindi questo è il delta di flusso. Questo delta di flusso fratto il delta T, dunque, qui dobbiamo tirare fuori, vabbè, sicuramente se noi facciamo delta di flusso B fratto delta T significa prendere questa roba e togliere e dividere per delta T, quindi rimane soltanto B per V, per L e per V. E abbiamo trovato questo robo qua. Che cosa succede? Che se io voglio vedere la forza di Lorentz che viene fuori negli elettroni che camminano, che sono costretti a rotolare dentro la barretta e quindi a muoversi in questa direzione, anzi facciamo il ragionamento come ci fossero delle cariche positive che si possono muovere, perché sennò con gli elettroni sono negativi, poi facciamo il contrario. Noi immaginiamo che il tubo sia pieno di cariche positive che si possono muovere, le faccio muovere in questa direzione. Il campo magnetico è in su, io mi tocca alzarmi, direzione così, campo magnetico in su, mi viene il pollice in quella direzione, quindi mi viene una forza di Lorentz in questa direzione qua. Zac, forza di Lorentz. Una forza di Lorentz che vale quanto? Di solito è carica per velocità per campo magnetico, ok? Ma la velocità del campo magnetico le abbiamo visti lì dentro nella formula. Questa formula, se noi spostiamo questo in fondo, diventa L per V per B. Quindi abbiamo questa roba qua, che è questa. Questa qui, se porto la Q dall'altra parte, ottengo che c'è la forza di Lorentz fratto la carica uguale V per B. E fin qui non c'è problema. C'è da ricordarsi però, c'è da ricordarsi che la forza fratto la carica, quando è una forza fratto la carica, viene fuori un campo elettrico. Il campo elettrico è definito come forza fratto carica. Quindi questo VB è uguale al campo elettrico, diciamo, dovuto alla forza di Lorentz, il quale è sempre questo VB e che adesso lo sostituiamo là. Praticamente, cosa mi succede? Che questo delta Φ di B su delta T, quindi la variazione di flusso di campo magnetico nel tempo, è uguale alla L che moltiplica il campo elettrico. Una lunghezza moltiplicato un campo elettrico. Qui ci viene in aiuto, si potrebbe tirare fuori di nuovo le N formule, ma facciamo prima, se pensiamo all'unità di misura. La lunghezza è in metri, giusto? Il campo è volta al metro. Capite che se io moltiplico un metro con un volta al metro mi resta solo più il volt. Quindi questa roba qua equivale, cioè quindi la lunghezza L moltiplicato il campo elettrico, equivale alla tensione V che c'è ai due capi. E quindi tutta questa roba qua è uguale a una tensione, alla cosiddetta forza elettromotrice. Spiegare il segno meno come, da cosa può venire fuori il fatto del segno meno, se c'è una forza che mi spinge in questo senso delle cariche ipotetiche positive che possono muoversi, in realtà bisogna fare tutto il ragionamento al contrario con gli elettroni, ma immaginiamo le cariche positive così, si instaurerebbe una corrente in questo senso. Una corrente in questo senso, metto le quattro dita che girano nel senso di corrente, vedete, mi dà un campo magnetico opposto rispetto a quello che c'è e che mi sta aumentando perché la sbarretta sta rotolando in giù e quindi aumenta il flusso di campo magnetico. Essendo al contrario,
da dimostrazioni simili a queste, Lenz dedusse che qua bisognava mettere un meno. Quanto siamo arrivati? 10 minuti. Allora ci sta una cosa velocissima, un'informazione curiosa che mi viene fuori riallacciandomi a questo tipo di esperimento, cioè questo di questa barretta che rotola su, su una barra tagliata ad U. Potete cercare su Wikipedia informazioni più dettagliate, ma da decenni, voi sapete che le scoperte della fisica vengono poi subito utilizzate o per scopi di utilità pratica per migliorare la vita dell'umanità oppure per armi micidiali. È una famosa arma che viene chiamata dagli anglosassoni ray gun, cannone a rotaia, e che noi lo chiamiamo invece cannone elettromagnetico, è basata su questa cosa qua, nel senso che c'è il proiettile, il cosiddetto proiettile è un oggetto conduttore che ha la possibilità di strisciare su una rotaia, su una doppia rotaia, quindi un binario praticamente, che poi si chiude a U, esattamente come vi ho disegnato io questo tipo di, come si dice, questo tipo di situazione, no? Quindi c'è una rotaia ad U, fatta così, e questo proiettile deve poi toccare, non strisciando perché sennò l'attrito fermerebbe tutto, deve toccare le due facce opposte di questa rotaia ad U in maniera da poterci rotolare, quindi avrà delle rotelle metalliche, quello che è. Qui dentro c'è un campo magnetico, esattamente come abbiamo visto lì, e questo campo magnetico viene portato, immaginiamo che il proiettile all'inizio è qui, viene portato ad un livello altissimo, poi di colpo abbassato, azzerato. La variazione del flusso fa sì che questo oggetto viene spinto dalla forza di Lorentz o dalla legge di Lenz, potete dire voi quello che volete, comunque viene spinto in questa direzione a velocità mostruose, velocità che sono 10 volte quello che riescono a fare normalmente le cariche chimiche dei cannoni, in cui c'è un esplosivo che viene fatto esplodere e che con la sua energia termica improvvisamente c'è questa temperatura mostruosa, per pressione viene spinto il proiettile. La velocità con cui vengono spinti questi proiettili nei cannoni elettromagnetici sono spaventose, però ci sono tutta una serie di controindicazioni per cui non sono stati ancora messi a punto in maniera operativa, perché c'è il problema dell'attrito, per cui tu spari un colpo, poi il cannone deve stare inutilizzato per non so quanti minuti, insomma ci stanno studiando, però esiste questa mostruosa applicazione, il cannone elettromagnetico. Che botta! Boom!